E anche la cultura. E la cultura, Filippo. E questa dove la metti? E questa dove la metti? Dimentichi la cultura, presentami la cultura, scusa. Gianni Morando Morandazzo, acclamato critico cinematografico, docente di storia del cinema, autore dei due libri Il Morandazzo, i grandi film in tre righe. Si è dedicato per tutta la vita alla teoria del trerighismo e secondo lui, per arrivare alla reale comprensione teocratica delle pellicole, l'unico modo è descriverle in tre righe. Solo così l'essenza di ogni film si rivelerà al pubblico. Con noi Giovanni Morando Morandazzo. Buonasera. Buonasera. Mi sentite? Certo, la cultura la sentiamo sempre noi, la cultura. Però scusatemi, ma che tamarri siete diventati. Lo sapevo, guarda, ci avrei giurato, cioè, guarda. Ma scusate, io vengo qua. Era qui che aspettavo. Anche perché per me sono periodi, un periodo importante, un periodo caldo. Adesso voglio farvi una rivelazione, non è stato ancora diffuso sui giornali, ma arrivo ora dalle consultazioni, no? Presidente, perché... Ah, ma voi ridete, ha dato uno spunto alla cultura. Cosa fa? Dai, mi hanno proposto per fare il premio, no? Addirittura, quindi, anche lei. Sì, perché alla fine ci voleva un po' di... Allora io mi sono fatto già un elenco, insomma, di ministri papabili che potevano fare. Può darci un'anticipazione. Siamo qui tutte orecchie, come si dice. Non so, allora, intanto... direi che il ministro per i rapporti col popolo, che è importante, sì. No? Un ministero nuovo che io vorrei fare, tipo metterei Chewbacca, quello di Star Wars, tu se avete presente, perché sì, secondo me, ad esempio, scusi lei, faccia una domanda, se lei dovesse fare una domanda a un politico, cosa gli chiederebbe? E chiedi, Filippo, a un politico? Cosa a un politico chiederei quando arrivano i ristori. Ok, tipo, la domanda è quando arrivano i soldi. Allora, Chewbacca, che ha rapporto col popolo, risponde così. Lo sa, capito, no? Signor Pica, che lei è un cretino. No, io volevo dirglielo, no, perché lei è veramente un cretino. Ma la traduzione qual è? Ma scusa, risponde a tutte le domande. No, ma io non parlavo con Giovanni Morando Morandazzo, io parlavo con il signor Pica. Il signor Pica. Ma io non lo conosco, questo. Queste sono le massime di Pica. Dica. Ad esempio, il ministro per la dieta. Per la dieta, scusa. Sì, un ministro nuovo, perché la salute è importante. Il ministro per la dieta. Che domanda facciamo? Prima Chito avevo pensato a Enrico Cibotto, perché lo vedo in forma. Sì, sono ingrassato un po', sì. In questo periodo. Però, secondo me, per fare una dieta alternativa, sapete che adesso bisogna mangiare roba diversa, ho pensato a Hannibal Lecter, e lui sempre, no? Quello mangia è un di po' tutto. Carnivoro, però lui mangia di tutto quello. Li mangia tutto, alla fine metti che ti vuoi mangiare, non so, il fegato del vicino, lo fai, senza problemi. Esatto. Qual è il problema? Scusate. Non so. So qui la scelta è andata un po', sono stato un po' obbligato, no? Tipo il ministro per la famiglia. Vito Corleone, perché alla fine insomma è la famiglia allargata, quella lì. Bella, mi piace. La famiglia è importante, tutti. Vito Corleone per la famiglia. Me l'hanno segnalato e mi hanno detto: guardi, io le consiglio di accettare. Alla fine sapete che con quelle offerte che non si sa mai. Tra l'altro mi ha chiesto, poi è un po' inquietante perché mi ha chiesto se avevo dei cavalli a casa. No, guardi, i cavalli e teste di cavalli. Vabbè, sei pericoloso. Non ce l'ho. Sei pericoloso. Dai. Perché? Oppure, no, io parlo sempre col signor Pica, non parlo con... No, ma io, lei continua a parlare di questo signore che non capisco. Va bene. Allora, però, poi, dicevo, tipo, per gli altri ministeri? Altro? Ad esempio, una cosa importante, non so, tipo i ministeri, il ministro per gli appuntamenti istituzionali, no? Quando uno deve dire, devo fare una cosa, devo fissare degli appuntamenti. Allora, io ho pensato,
secondo me, a Rossella O'Hara, perché tu vai lì e gli dici: scusi, quando è che ci oggi ci possiamo vedere? Lei ti dice: domani un altro giorno, e ogni giorno così. Si vedrà. E quindi non riesci mai a, questo potevi anche a bloccare un po' la burocrazia, rimandando sempre, sicuro. Però sa che non è male come stalista. Va bene, e poi? E poi ci sarebbe un ultimo ministero che io farei, perché secondo me non è mai stato fatto ed è grave: il ministero per il meteo. Perché ci vuole, no? Paolo Scorrezzon qua. Io ho pensato tipo a Tony Montana, così nevica sempre, no? C'è sempre neve, abbiamo neve sempre dappertutto. Così gli impianti sciisti possono rimanere aperte sempre. Sì, dica. No, no, perché volevo dire, prima di salutarla, volevo parlare anche del suo terzo libro. Sì, ho fatto il mio terzo libro che ho spedito in Veneto. Quindi la prima coppia che è arrivata in Veneto è arrivata. È la mia. Ecco, bene, io ti ringrazio, esatto. Ringrazio il suo alter ego, signor Pica. E comunque è bello, è molto bello. Invito tutti gli amici ad andarlo a comprare dove? A casa mia potete venire, io ce l'ho. Ma dov'è? Dai un link, qualcosa, vai in Mona. Il link sai che non ce l'ho. Oppure nei teatri, nei maggiori teatri aperti. Ma vedi, vero? Noi chi abbiamo delle persone che la cultura non gli frega niente prendere soldi, vogliono scrivere. Ma no, ma che soldi? Io scrivo così per piacere, anche perché mi fa piacere interloquire con dei tamarri del vostro livello, ecco, Massimo. Noi ti ringraziamo. Guarda, perché ne abbiamo una proprio giusta per te in questo momento. Adesso cosa c'è? Guarda, la dedichiamo proprio a te. Asbain Tripolizai di Fabio Fritelli, che però bisogna anche ricordare che questo è l'ottavo anniversario della scomparsa di Fabio Fritelli, in arte Modo, cantante che nel 6 febbraio 2013 ha lasciato al mondo questa traccia Einstein Polizei. Comunque l'ho trovato, andate su www.librocop.it e trovate il Morandazzo. Grazie. Ottimo. Aspetta che lo ripetiamo, librocop.it. Va bene, grazie Massimo, alla prossima. Ciao Massimo. Ciao.